un attimo, aspetta, aspetta, pronto? Sì. Tutolo. Sì. Sono Cruciani, come va? Ehi, abbastanza male, grazie a te. Non c'è male, combattiamo, dai, combattiamo, combattiamo. Senti, voglio chiederti una cosa, ma è vero che hai dato il figlio di puttana a Feltri? Io? Sì. Ho sentito prima l'audio, gli ha dato figlio di puttana, cioè perché non hai avuto il coraggio di, hai avuto pure il coraggio di giustificarti, ma dai, su. Senti, voglio dire, credo che sia normale che uno che non ha nemmeno le palle per confermare quello che ha detto e per cercare, insomma, cercare di inventarsi qualcosa e ti prende per il culo la seconda volta, insomma, non è un po' troppo? A te non sembra un po' troppo? No, ma lascia perdere, però, se uno va, hai dato... dice, però scusami, scusami, sì, scusami, dimmi, scusami, dimmi, se a te uno ti dice che sei, se io ti dicessi che sei Che mi devi dire? È inferiore a qualcuno, a me, per esempio, tu ma sì, ma d'accordo, ma lasciamo perdere, però uno non è che ti devi dire figlio di puttana, perché hai detto so, figlio di puttana. Sai cos'è? Che a me purtroppo quando parte l'embolo, è scappato, ti è partito l'embolo, ti è partito l'embolo. Purtroppo cioè è giustificata la cosa. Te uno dice figlio di puttana, non mi giustifico. Se uno si arrabbia, ci sta. Dai, su, se uno arrabbia, ci sta. Però secondo me è meno grave se uno ti dice che sei un figlio di puttana o che sei inferiore a qualcun altro. Beh, oddio, adesso figlio di puttana. A me se mi dicono figlio di puttana mi incazzo di meno. Beh, insomma, se mi dicono, se cioè mi secondo dicono, te figlio di puttana è meglio di inferiore? Sì, secondo me sì, perché insomma da noi è un intercalare, diciamo, che viene, come dire, non è nel senso letterale del termine. Dunque non vuoi chiedere scusa a Feltri tu per avergli detto figlio di puttana? Beh, insomma, onestamente che io debba chiedere scusa a Feltri mi pare un po' troppo, insomma. Non cioè, vuoi chiedere scusa, tu dai del figlio di puttana, vai, tutto io. Veramente se mi danno dell'inferiore a qualcuno, se lo avessi, diciamo, a portata di mano, probabilmente, non lo so. Che cosa gli faresti tu? Cioè, non lo so. Se l'avessi di fronte, se fossi il tutolo diciamo di quelli che gli parte l'embolo, avessi di fronte Feltri, che cosa gli diresti? Ah, non lo so, guarda, però è meglio che non succede, è meglio che, insomma, voglio dire, e poi cioè potresti finire in galera, potresti finire in galera, ma non ho problemi. Le scuse non ti sono piaciute, le scuse di Feltri, per me l'importante è che, insomma, voglio dire, non si va in galera per aver, come dire, derubato, per fare qualcosa, ma se si tratta di queste robe qua, comunque se Feltri ci chiede scusa a noi meridionali, io sono pronto non soltanto a chiedergli scusa ma anche ad ospitare a casa mia gratis per tutto il tempo che vuole. Vabbè, ciao, ciao. Beh, ciao, questo è pesante. Ciao, ciao.